L'AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale Ambito Agropoli, in collaborazione con il Comune di Agropoli, ha iniziato una prima fase di screening per pazienti selezionati dai medici di famiglia tramite triage telefonico, perché contatti stretti di casi conclamati di Covid-19. L'AFT è un'aggregazione di 20 medici che fanno capo ad Agropoli e ai comuni limitrofi di Agropoli, che sono Torchiara, Rutino, Prignano, Ogliastro, Cicerale e Laureana. Quindi in questo contesto geografico ruotano, diciamo, i colleghi di questo territorio. Ogni paziente che viene reputato dal medico di medicina generale a rischio perché è stato a contatto con un paziente Covid, oppure che abbia trascorsi 10 giorni di quarantena, debba essere controllato, oppure il medico di medicina generale reputa che è un paziente che ha una sintomatologia, che può avere una patologia da Covid, può essere reclutato, diciamo, inserito in una prenotato dal medico nella nostra piattaforma che si chiama piattaforma Net Medica, e quindi viene prenotato e viene, diciamo, fatto il tampone, diciamo, in questa fase a cadenza bisettimanale. Poi ovviamente in corso d'opera ci si organizzerà se ci sarà ulteriore bisogno di aumentare ancora di più la frequenza. Dal punto di vista logistico, noi siamo stati ospitati e diamo un ringraziamento al sindaco Adamo Coppola, che si è prodigato e ci ha dato questa possibilità di avere un punto qui nell'area mercatale di Agropoli. Quindi è una cosa molto importante, perché ovviamente sono metodiche che non possiamo fare nei nostri studi. La cosa importante è che ogni paziente che ha problemi, quindi che ha avuto contatti stretti, oppure che ha problemi clinici, tosse, febbre o altri problemi, si deve rivolgere al proprio medico curante, e il medico curante lo inserirà, se ritiene opportuno e se rientra in questo protocollo, essere sottoposta a test antigenico. I tamponi rapidi antigenici nasofaringei forniti dall'ASL Salerno sono stati eseguiti nell'area mercatale di Via Pertini dal personale medico coadiuvato da quello infermieristico in modalità drive-in. 25 tamponi rapidi antigenici che sono stati effettuati. Sono stati effettuati 25 screening in circa quasi due ore, un'ora e tre quarti. Diciamo che solo un caso dubbio abbiamo avuto. Quindi, per, diciamo, seguendo il protocollo a cui siamo sottoposti, chi ha un tampone antigenico dubbio deve essere sottoposto a tampone molecolare. Quindi poi ovviamente il medico di riferimento del paziente si sentirà con i colleghi dell'USCA e quindi chiaramente si predisporrà a un tampone molecolare. Tale iniziativa, grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale, proseguirà anche nelle prossime settimane, il martedì mattina e il giovedì pomeriggio. Il coordinamento dell'AFT Ambito Agropoli è a cura del dottor Salvatore Schettino, vice coordinatore invece è il dottor Vittorio De Angelis. Insieme al collega Schettino stiamo curando il coordinamento e l'attività dell'aggregazione funzionale territoriale, che costituisce un passo in avanti nel lavoro della medicina del territorio, perché vede lavorare all'unisono su un progetto condiviso 20 medici, la gestione e l'assistenza di un'ampia fetta di popolazione. La prima volta un progetto condiviso sul tracciamento e sulla realizzazione di tamponi rapidi ai nostri pazienti che vediamo quotidianamente. Grazie anche alla disponibilità dell'azienda sanitaria che ci ha fornito i tamponi e ci ha fornito anche i dispositivi di prevenzione. E un ringraziamento particolare al sindaco Adamo Coppola, che ha subito risposto alla nostra richiesta di avere un locale dove sostare e poter effettuare questi tamponi rapidi in drive-in, proprio per poterli fare in estrema sicurezza per gli operatori medici e per i pazienti che accedono a questo servizio. Il tampone è gratuito per il cittadino e dà ancora una volta
il senso di una vicinanza dei medici di famiglia alle esigenze della popolazione che in questo periodo è particolarmente provato. In una seconda fase i medici di base si sono mostrati disponibili anche ad interpretare una campagna di screening al personale scolastico e agli studenti, oltre che per le vaccinazioni al Covid-19, ma per entrambe si attendono le disposizioni tecnico-operative da parte degli enti preposti. Ci auguriamo che anche la possibilità di poter poi passare ad altri progetti come lo screening per la scuola sicura siano realizzabili a breve. Noi aspettiamo disposizioni tecniche e organizzative, quindi fornitura anche di dispositivi e di tamponi per poter anche realizzare quella che poi sarà un progetto ancora più impegnativo e gravoso per la medicina generale, quella di poter fare i tamponi anche per il personale. Però per questo secondo progetto aspettiamo disposizioni.